Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori del TG8. Diego Martelli ed io siamo all'interno della Palafiere di Pescara nella zona di Fontanelle. Perché? Perché è ripartito lo screening di massa del comune di Pescara con la ASL oggi, sabato e domenica. A parlarne con noi l'assessore Eugenio Seccia. L'amministrazione comunale ha voluto questo nuovo screening tra la popolazione, 4.200 le prenotazioni sul sito del comune. Nonostante la pioggia, gente ce n'è stata, gente che vuole sottoporsi ai test rapidi, ai tamponi rapidi. Sì, questa è un'attività che il Comune vuole mantenere in essere il più possibile, fino a quando ovviamente ce lo permetteranno le risorse materiali e umane, perché ovviamente un plauso di ringraziamento va ai sanitari che sono qui nei fine settimana su base volontaria, alla Croce Rossa Italiana, a quelli che è la Protezione Civile, che ovviamente sono qui affinché tutto questo abbia luogo. Quindi i sanitari, nella persona della coordinatrice Rita Mazzocca dell'ASL di Pescara, il Comune, i cittadini di Pescara sentono la necessità di essere sottoposti a questi test antigenici rapidi per poter avere un minimo di controllo su quelli che sono i potenziali contagi. Questi vanno ad individuare gli asintomatici. 4.200 sono i prenotati a fronte dei 3.006 della settimana scorsa. Vogliamo continuarlo a fare perché rappresenta un modo per tranquillizzare l'emotività personale, dove in un momento di incremento dei contagi è bene tenersi sotto controllo. Già stiamo lavorando per il prossimo fine settimana per poter dare delle risposte concrete alla cittadinanza. Assessore, istruzioni per l'uso oggi sabato e domani domenica. Cosa si deve fare e cosa si deve portare venendo qui? Prenotarsi sul portale del Comune di Pescara, stampare il foglio per trattamento dei dati personali, venire già con il foglio compilato e aspettare il proprio turno secondo quelle che sono prenotazioni effettuate. La mascherina FFP2 è importante? Sì, grazie. La mascherina FFP2 è obbligatoria all'interno dei locali. Qualora ci dovesse essere qualche cittadino che la dimentica, ovviamente la Protezione Civile fornirà anche questo dispositivo di protezione individuale per poter accedere nei locali e sottoporsi ai tamponi antigenici. Ci crediamo e lo dobbiamo fare. Questa è un'attività di monitoraggio costante in attesa dell'accelerazione del piano vaccini che mi auguro che il governo ovviamente implementi anche qui nel Comune di Pescara. È l'unico modo per interrompere quella che è la catena del contagio. Per concludere ricordiamo gli orari. Sì, dalla mattina dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.45. Oggi e domani siamo di nuovo qui e in programma lo screening probabilmente per il prossimo fine settimana. Grazie all'assessore comunale Eugenio Seccia. Marina, se non ci sono domande da studio, per il momento ti restituirei la linea.